può essere utilizzata in questa stagione perché è raccomandata tra i 10 e i 40 gradi. Qualche giorno fa ho registrato con Andrea un piccolo unboxing di Oxyborn, che è l'azienda italiana che si occupa di realizzare prodotti per intimo maschile e femminile relativamente allo sport. Ci hanno inviato qualche prodotto da poter testare, vi racconto di che cosa si parla. Prima però facciamo con Andrea l'unboxing, tra l'altro tra pochi minuti vado ad allenarmi, quando ritorno vi racconto in dettaglio che cosa ci è stato inviato, a chi sono adatti questi prodotti e soprattutto dal punto di vista tecnico e funzionale come li utilizzerò durante le prossime settimane, visto che si sta avvicinando la primavera e che comunque le temperature stanno sicuramente cambiando. Nel frattempo sentiamo cosa c'è da Andrea e poi vediamo. Buongiorno Andrea, spero che tu stia bene. Io ho appena ricevuto un pacco, te lo passo e vediamo secondo te che cosa c'è dentro, poi mi racconterai. Aia! Questo è più facile da aprire però. Non sono scarpe. Ah, minchia che c'è. Tac. Calzette. Avevamo quasi finito le altre e maglietta. Aspetta che la posso aprire? Puoi aprire tutto. Sì, aspetta sì, che sì. Ti rilancio la tua. Allora, intanto le puoi aprire anche te. Sembra Natale oggi, Max. Wow, calze belle carrozzate. Dai, queste non occupano. Arriviamo. No, arriviamo. Sì. Ah, wow, la maglietta senza cuciture come l'altra, più leggera dell'altra, bella. Sì, ci stiamo avvicinando alla stagione estiva, quindi non so se se la potrai usare al campaccio, però... No, non è piccola questa, si allarga poi, è perfetta, già testate. Fantastica sicuramente. Quale prendi te, azzurra o gialla? Prendo quella che non vuoi tu, non c'è nessun problema. Allora mi dai quella gialla tamarra. Va benissimo, va bene, vai. Va bene o no? Va bene, grazie Andrea. Questa è super tamarra. Ci vediamo alla prossima, ciao. Ciao, belle. Come ho già detto nell'introduzione, l'abbigliamento tecnico di Oxyborn, made in Brescia, si dice proprio così in inglese, è pensato per tutti gli sport che si possono praticare anche in zona rossa. Ma il problema di questi prodotti è che diventa difficile acquistarli nel momento stesso in cui non li potete provare, a meno che vi fidate del vostro amico recensore. Il gatto che guarda la telecamera nel 2000, telecamera di Sony, è stata davvero un'idea geniale, ma come dice Kotler, io non ho il gatto ma ho il coniglio, esiste sempre una technical reason to believe per comprare un determinato prodotto, e in questo caso per Oxyborn la technical reason to believe. Oxyborn offre per noi podisti amatori tre concetti: leggerezza, protezione e comfort. In effetti questi prodotti sono davvero una seconda pelle. Due sono i prodotti che abbiamo testato: la maglietta Wire, che è quella che sto indossando, e la calza Potency, che vedrete nei prossimi minuti.
Sappiate che vi allego qua sopra qual è il prezzo di vendita del prodotto. Potrete comprare questi prodotti direttamente nei negozi specializzati oppure addirittura sul sito di Oxyburn, che ovviamente ha una vasta scelta nel suo catalogo. Spero che, come al solito, il mio coniglio non mi mangi le calze. Sappiate che lui ama particolarmente mangiucchiare dei prodotti, non soltanto le carote. Secondo me il valore aggiunto di questa maglietta, di questi prodotti, è comunque anche la taglia unica, che vi permetterà di comprare un prodotto di questo tipo senza dover necessariamente avere il mal di testa per stabilire quale sia la vostra taglia, anche perché questo prodotto è molto elasticizzato e quindi vi consente di utilizzarlo in tutte le condizioni. La maglietta wire, quella che indossa un tessuto ultraleggero di solamente 80 grammi, è capace di mantenere il perfetto clima corporeo, ha una struttura a rete autoventilante che accelera la dispensione del calore, lasciando la pelle sempre asciutta anche nelle attività più intense. Il capo genera una sensazione di comfort grazie all'assenza di cucitura e le finiture a taglio vivo. Tra l'altro, lo strato interno è antibatterico e analergenico in dry yarn. Ha una composizione del 44% di polipropilene, 44% di poliammide e 12% di elastane, che vi consente di avere uno stretch davvero importante. Secondo me è un prodotto davvero eccezionale. Può essere utilizzata in questa stagione perché è raccomandata tra i 10 e i 40 gradi. Sappiate che l'anno scorso avevamo utilizzato l'altro modello di maglietta Oxyburn, davvero consigliata e raccomandata a tutti, anche perché durante la stagione estiva, nonostante dobbiate, vogliate correre ad un ritmo a piacere che può essere di X al chilometro, questa maglietta vi consente di far passare completamente il sudore e di conseguenza la potreste utilizzare in tutte le condizioni, anche a temperature estreme. Per quanto riguarda la calza, si chiama Potency, è una calza a compressione. Secondo me la compressione in questo caso è tra virgolette media, è progettata per il running, tra l'altro mi sto facendo distrarre dal coniglio, e per tutte le attività intense. Sappiate che nelle corse di lunga distanza vi consente di recuperare più rapidamente, soprattutto post allenamento. La struttura a zone con tramature 3D la rende altamente traspirante ed energizzante, aumentando la resistenza all'usura. Contiene inserti in nanoparticelle che riducono la temperatura interna di ben oltre 2 gradi, che oltre a facilitare i movimenti del collo del piede, la speciale trama a densità differenziata presenta cuscinetti protettivi nella zona metatarsale, nell'arco plantare, che ammortizzano e proteggono dagli impatti. In generale la compressione, ma anche in particolare questa calza Potency, aiuta a ridurre il tempo di recupero, facilita la tonicità muscolare e lo smaltimento dell'acido lattico, così come viene raccontato dai principali studi relativi alla compressione. Al 92% di poliammide e l'8% di elastano, è una compressione media, come già dicevo, e quindi non stringerà eccessivamente il polpaccio, cosa secondo me ha un grande valore aggiunto, soprattutto durante gli allenamenti che fate durante la settimana. La casa bresciana dice che può essere utilizzata fino a 35 gradi, quindi nonostante sembri tra virgolette molto pesante, potrebbe comunque essere utilizzata anche durante la stagione estiva, soprattutto se, non so se lo farete, vorreste correre dei lunghi di 30, 35 o di addirittura 38 km. Tra l'altro sarebbe davvero geniale o anche dorato se vi iscriveste al canale, perché nei prossimi giorni parleremo di ulteriori recensioni di tecnologie e di scarpe da corsa. Sappiate che venerdì su Bloomberg è apparsa la notizia che Apple sta lanciando progetto Explorer, un nuovo Apple Watch pensato soltanto per noi atleti, e di conseguenza sono davvero curioso. Fatemi sapere qua sotto se volete una recensione, pre-recensione di questo concetto. Sappiamo che potenzialmente Apple ha una grande possibilità anche nel mondo della corsa, vediamo come andrà a finire. In conclusione direi che i prodotti Oxyburn possono essere utilizzati, sebbene siano pensati per la stagione invernale, anche e soprattutto durante la stagione estiva. Danno in effetti il loro meglio proprio grazie alla loro capacità di migliorare la traspirazione del calore. E se dovessi proprio dire la mia, secondo me dovrebbero dare queste magliette al posto di quelle da 5 euro nei pacchi gara, ovviamente solamente a chi voglia in effetti provare qualcosa di più innovativo e più interessante. E con ciò per oggi è tutto, io vado a bermi il caffè dorato, voi keep running, stay strong, ci vediamo alla prossima, e nel frattempo sappiate che molto probabilmente farò la recensione anche di questa
scarpa, vabbè, vediamo se riuscirò nei prossimi giorni. Ciao, alla prossima!